Ciao, sono Leonardo Raso, agente immobiliare professionista da oltre 20 anni che si occupa della vendita di immobili residenziali e commerciali in tutta Roma e provincia. Oggi in questo video ti spiego come risulti molto più intelligente proporre in vendita un immobile nel periodo primavera-estate. Se sei un proprietario privato che sta cercando di informarsi per mettere in vendita il proprio immobile in maniera autonoma, ecco, il consiglio è quello di attivarsi soprattutto con la bella stagione. Questo perché, come potrai immaginare, ovviamente si vendano gli immobili anche in autunno che in inverno, però un conto è andare a vedere un immobile dopo aver terminato di lavorare alle 6 del pomeriggio di novembre con il buio, magari sotto la pioggia o sotto la neve. Un conto è andare a vedere un appartamento magari con un bel terrazzo in primavera o in estate. E tra l'altro in estate succede una cosa molto molto particolare, nel senso che man mano che si arrivi a luglio, nei mesi di luglio-agosto, si nota che le persone che vengono a vedere le case diventano sempre di meno, sono sempre un numero sempre più esiguo. Però bisogna ammettere che soprattutto sul periodo di fine luglio e ad agosto girano veramente poche persone interessate, ma quelle che girano sono veramente pronte a comprare. Noi che siamo abituati a essere aperti tutto l'anno, grazie al fatto che siamo una squadra di diversi agenti immobiliari professionisti, quindi ci possiamo tranquillamente alternare tra di noi, riusciamo a coprire tranquillamente il periodo di luglio-agosto senza problemi, e ci siamo accorti da tantissimi anni che soprattutto a fine luglio, ad agosto, girano clienti che sono pochi ma buoni, nel senso clienti pronti a comprare con crediti, che se vedono che l'immobile gli piace riescono tranquillamente a formulare in pochissimo tempo una proposta congrua e pronta ad essere ovviamente accettata dal proprietario. C'è da dire che il periodo di primavera e estate facilita la vendita anche per il fatto che la bella stagione, quindi la maggior luminosità degli immobili, rende più facile fotografarli o fare al loro interno dei video che riescono a far capire meglio il grado di luminosità degli immobili, il tipo di esposizione e anche la bellezza degli affacci quando abbiamo appunto immobili con affacci panoramici. È consigliabile proprio per questo motivo affidarsi ad agenti immobiliari professionisti che sappiano anche consigliare, a meno che non ci sia una vera e propria esigenza di vendere l'immobile nel periodo autunnale o d'inverno, di proporre l'immobile nella primavera o in estate. Se questo video ti è piaciuto, puoi mettere un clic sul tasto mi piace, puoi cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche quando pubblicheremo altri video. Ti consiglio anche di iscriverti al nostro canale e di seguirci su tutti i nostri canali social. Ciao da Leonardo Raso.